Grazie, buonasera amici ascoltatori, grazie a tutti. Fantanalisi del martedì. Oggi vi racconteremo tutto quello che è successo nella dodicesima giornata dei 10 più jolly. Lo faremo insieme all'ideatore del gioco, nonché direttore di Stapp Radio, Stefano Dini, che è in collegamento telefonico. Ciao Stefano. Ciao Emiliano, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, buonasera. Io vado senza indugio a leggere i risultati della dodicesima giornata, dicendo che abbiamo avuto 140 partecipanti, di cui 51 sono donne, quindi il 36,4%. Rispetto all'anno scorso, però, stiamo in deficit di 16 ascoltatori, perché l'anno scorso erano 156 a questo punto. Io chiedo subito a Stefano se vuole fare un appello per invogliare sempre nuove persone a partecipare al gioco. Chiaramente ricordo che ci sono dei premi settimanali che potrebbero diventare ricchi perché noi mettiamo in palio per i primi 5 della classifica settimanale che chiaramente devono aver dato comunque la formazione durante la settimana perché con parecchia non si vince nulla ed anche in questa settimana si è verificato uno che non ha dato la formazione. È arrivato tra i primi 5, in quel caso si premia il sesto, se sono due si premia il settimo, eccetera, eccetera. Ecco bene, i primi 5 della settimanale che hanno dato la formazione vincono una giocata da 5, una da 4 e una da 3, rispettivamente primo, secondo e terzo per quanto riguarda le partite della Serie A e invece quarto e quinto 2 euro e 1 euro su giocate del lotto che vengono date da FEAL dal nostro esperto di lotto mentre invece per quanto riguarda le giocate le date direttamente voi. Quindi mi raccomando, partecipate al gioco perché c'è questa possibilità di vincere dei soldini e poi insomma ci sono dei premi importanti per quanto riguarda la classifica generale, anche se ripeto io credo che pur entrando con il punteggio di 66 per ogni giornata chi entra adesso è difficile che possa far bene nella generale, però ripeto c'è questa possibilità di vincere di arrivare tra i primi 5 nella settimanale e di vincere bei premi. Questo è l'appello, Emiliano, io direi subito, allora sono qui soprattutto per prendere i nomi dei primi 5 classificati e poi per sentire insieme a te come si è mossa la classifica generale. Allora partiamo dalla settimanale. Andiamo senza indugio a dire che il vincitore della settimanale è GG1112, che è l'unico concorrente che è andato sopra 100 punti, 100,5 punti. Segue Andrea 1604, 98,5. Poi Francesco 0712, 94,5. Quindi questi primi tre, Gigi, Andrea e Francesco, devono contattare Stefano Dini entro le 10 di sabato 16 a questo punto. Di sabato 16 per fornire la loro giocata che gli dà diritto a metà dell'eventuale vincita. Poi il quarto è Davide 2308, vince giocata all'otto da 2 euro, i numeri gli dà in questo caso FEAL. Ettore 2602, quinto classificato, vince giocata da 1 euro, Ettore è stato già avvertito, quindi non ci sono problemi. Punteggio più basso, Michele 0911 con 41,5. Andiamo questa settimana subito a vedere la classifica generale. Un po' rivoluzionando la scaletta rispetto al solito, il maggior numero di posizioni guadagnate è stato dagli Andrea 1604, 15 posizioni, maggior numero di posizioni perse Antonia 0205, 18 posizioni perse. Comanda la classifica generale, c'è stato un cambio della guardia, Leandro 0701, 1072,5. A scapito di Enrico 3009, 1068,5, quindi 4 punti in meno di Leandro. Enrico che ha anche conseguito il peggior punteggio dei primi 10, con 81 punti. Poi terza, quarta e quinta posizione rimaste immutate. Terzo Marco 0311, 1065,5. Quarta Maria Pia 2503, 1063 punti. Quinto Emiliano 0206, che chi vi parla, 1062 punti. Poi
Poi al sesto posto ha il maggior punteggio dei primi 10 di questa settimana con 94 punti e guadagna 3 posizioni, Ettore 2602, che si porta in sesta posizione a soltanto mezzo punto da Emiliano. Poi qui c'è il maggior scalino tra i primi 10 perché tra Ettore e Rosario 0810 ci sono 6 punti, quindi Rosario 0810, 1055,5, settimo posto stabile. Ottavo posto Dario 0910 1054,5. Nono posto 3 posizioni perse, praticamente si è scambiato la posizione con Ettore. Maurizio 1612 1054 punti. Decimo Luigi 1510 1052,5, una posizione guadagnata. Tra il primo e il decimo quanti 20 punti ci sono? punti, Io sono 20 quindi punti, 20 punti dal primo al decimo. Ma pochissimi, veramente pochi, 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 ok. pochi. Veramente là che è stata una giornata un po' interlocutoria, perché è stato sì questo scambio tra Leandro e Enrico, ma sono sempre pochi punti, e lo scambio tra Ettore e Maurizio, quindi la gran parte delle posizioni dai primi 10 sono rimaste immutate. All'undicesimo posto, tra Luigi e Francesco, c'è un altro scalino un po' più corposo, di 5 punti e mezzo. Francesco 0712, appunto, è undicesimo, guadagna 3 posizioni, a pari merito con Martina 1309, 1047 anch'essa. E da Martina cominciano 3 concorrenti che finiscono con Ina, perché dopo Martina c'è Cristina 3008, 1040,5 punti, poi Albina 0808, 1039,5, 2 posizioni guadagnate. Poi Angelo ne perde 2 al quindicesimo posto, Angelo 0806, 1038 punti, a pari merito con Paolo 2907. Poi Stefano 1005 guadagna 3 posizioni, 1032,5 punti. Poi il 18° posto è di colui che ha avuto il migliore incremento nei primi 25, cioè Antonino 0404, 1030,5. Un saluto ad Antonino e tutta l'Entina. Meno bravo è colui che segue, che è Stefano 1304 con 1030 punti, che ne perde 4 e stai al 19° posto, 42,5 punti dalla prima posizione, Stefano. Ancora speri di riagganciarti ai primissimi? Sì, avevo 66, sono 42 e mezzo, sono arrivato a 23, quindi Benissimo, vediamo se il tuo ottimismo verrà premiato. Ventesimo, Anna 1908, 1027,5. Poi tra Anna 20esima e Giovanna 0208, 21esima, c'è cioè il maggior scalino tra i primi 25, cioè sono 10,5 punti, 1017 punti per Giovanna. 22esimo guadagna 4 posizioni, Davide 2308, 1016,5, che per la seconda settimana consecutiva è tra premiati. 23esimo perde 4 posizioni, Fabrizio 2907, 1015 punti. 24esima Stefania 1708, 1012 punti. Poi chiude la classifica delle prime 25, coloro che andrebbero a premi se il gioco finisse oggi. Claudia 0707 con 1008,5 punti, che ne perde 7 rispetto alla settimana passata ed ha il peggior decremento della settimana. Ora Prima di Stefano. lasciarti, mi dovresti fare una cortesia, mi dovresti dire quante donne sono nelle prime 25 posizioni? 8 Ce ne sono 8 nelle prime 25 donne, perfetto, e ottimo. soltanto una nei primi 10, che è Maria Pia. Stefano, io ti volevo chiedere, visto che appunto la classifica generale ha avuto pochi cambiamenti in questa settimana e visto che ci sarà la sosta, quindi un attimo di riflessione, chiederti chi è di questi partecipanti quello che ti ha sorpreso positivamente finora. È quello da cui invece ti aspettavi un pochino di più. Allora, mi ha sorpreso positivamente Leandro, ti devo dire la sincera verità. Leandro è mio fratello che credo quest'anno stiano dando il massimo, stiano facendo molta, molta attenzione alle formazioni che danno, quindi sono senz'altro i primi due della generale che mi stanno impressionando in maniera positiva. Tra l'altro io ho il piacere di vedere mio fratello all'opera praticamente il sabato all'ora di pranzo e mi accorgo quanto ci tenga sia lui che il figlio Maurizio a 10 più jolly quest'anno, anche perché
Ripeto, l'anno scorso davano la formazione il venerdì all'ora di pranzo e invece gli altri poco prima della mezzanotte, quindi davano la formazione con 12 ore di anticipo. E invece quest'anno la danno praticamente all'ultimo e soprattutto si vanno a guardare tutto, giornali, siti, eccetera, eccetera, e quindi a livello mi piacerebbe sapere il saldo in positivo che hanno Leandro e mio fratello. Te lo dico subito: 111 Leandro e ben 168 Enrico. Ecco, credo insomma che non che siano tra i più attivi, perché mi sembrano dei numeri pazzeschi, addirittura 180 quasi significa tre giornate di 10 fagiolli, due giornate e mezzo di 10 fagiolli. E invece in maniera negativa, devo dire la sincera verità, mi aspettavo un po' di più, anche se stanno rimontando da Antonino e Davide. Anche mi io aspettavo anche qualcosa io. In più da Antonino e Davide. È vero, ma Antonino diciamo che ha la sua attenuante dalla sua, che è il primo anno che partecipa dall'inizio e deve fare un po' di esperienza, perché le 12 ce l'ha, come ha dimostrato in tutti i tanti calci a cui partecipa. Stiamo parlando di un campionissimo, perché mi aspettavo un po' di più. Però ecco, anche lui è uno che adesso sta risalendo, ma dà per esempio le formazioni con parecchie ore di anticipo, magari forse perché vuol far meglio ad altri fantacalcio dove i premi sono più corposi, no? Antonino di solito le formazioni molto prima rispetto agli altri, nelle ultime giornate no, nelle ultime giornate dove invece sta facendo bei punteggi dà la formazione sempre verso le 11:30, mezzogiorno, le 13, quindi insomma ecco, dà anche lui le formazioni quasi all'ultimo, quindi ha capito che non vale la pena dare magari la formazione il venerdì sera come ha fatto in alcune circostanze, magari il campo l'aveva da fare, lo si doveva concentrare su altri fantacalcio. E Davide che invece sta risalendo, uno dal quale ci aspettiamo sempre parecchio, perché mi sembra che Davide come te ha vinto una edizione, o sbaglio? Sì, ha vinto la terza edizione, Davide. 2010-2011. Prego? E tu la? Io la seconda. Quindi, va bene, insomma, siete tutti molto bravi, tutti bravi. Mi ha fatto una domanda, io ho risposto e insomma, vediamo come andrà a finire. C'è qualcuno che ha fatto più di 170 tra l'anno scorso e quest'anno? Cioè che ha fatto un più... Sì, ma sono... Che sta andando molto meglio rispetto all'anno scorso? Guarda, sono concorrenti che l'anno scorso non hanno partecipato alla prima giornata, e invece quest'anno no, sì. Non quelli, non quindi quelli. Come Martina, come Cris, come Antonino stesso, sono concorrenti per i quali il raffronto non è proponibile, visto che nella passata stagione hanno cominciato più tardi. Cioè... Ok, va bene, tutto. Io so che hai tantissime cose da dire, ti lascio. Ricordiamo agli ascoltatori che né venerdì né martedì prossimo ci saranno due puntate di 10 fagiolli e le fantanalisi di 10 fagiolli. Torneremo il venerdì prima della 13ª giornata di campionato, come al solito alle ore 19:30. Grazie ancora Emiliano, adesso ti la parola, buona serata a tutti e buon proseguimento a te. Ringrazio te Stefano, grazie del tempo che ci hai dedicato e del tuo prezioso intervento anche oggi. Bene, riprendiamo le nostre fantanalisi, amici, e vi voglio dare dei dati un po' di insieme di questa giornata della 12ª. La media voto è stata di 72,4, ed è stata bassa. C'è stata una riscossa degli uomini che hanno conseguito una media superiore alle donne, 72,9 per gli uomini, 71,5 per le donne, dopo tre giornate in cui il sesso femminile aveva avuto la meglio. Ora il parziale è 8 vittorie a 4 per gli uomini. I migliori per ruolo, Beatrice 31,03 alla miglior difesa, 7,87 di media. Fabrizio 25,06, miglior centrocampo 8,37, Gigi 11,12, vincitore, miglior attacco con 16 punti. E il nuovo jolly della settimana sono stati due a pari merito, Conti e Rossi 15,5 punti complessivi.
L'uomo più schierato in assoluto è stato Palacio, 57 persone, centrocampista più schierato Vidal, 50 persone, difensore più schierato Maicon, 49 partecipanti. Qui è quinto in classifica assoluta, il miglior portiere per numero di preferenze, De Santis, 40 persone che l'hanno schierato. Soltanto due dei 30 giocatori più schierati sono andati in gol. Quindi questo è un indice di bassa bravura dei partecipanti. La squadra più schierata è stata la Roma con 337, che precede la Juventus con 262 e l'Inter con 215. La meno schierata è il Chievo con tre soltanto giocatori schierati. Il coefficiente di correlazione, che ricordo essere un indice che varia da meno 1 e 1. Meno 1 la minima bravura dei partecipanti e 1 la massima bravura dei partecipanti, è di 0,148, che è il secondo più basso stagionale. Quindi anche questo indicatore è indice di una poca bravura dei partecipanti in questa giornata. La formazione ideale di questo dodicesimo turno è la seguente: Puccioni, poi Portanova, Lucarelli, Brivio, Conti, Pogba, Kuska e Pirlo, Llorente, Di Vaia e Rossi, Uomo Jolly. Il vincitore Gigi ha ottenuto, lo ricordiamo, 100,5 punti, con un rispetto al massimo di questa formazione ideale che vi ho testé letto di 142 punti. Quindi la quota sul punteggio massimo raggiunta dal vincitore è 70,8%. Mettiamo a confronto le formazioni dei primi 5 classificati. Allora, Gigi è stato un po' penalizzato dal portiere rispetto agli altri 4, perché ha schierato Neto, che ha preso un 5 in pagella, mentre Ettore è l'unico che ha avuto il portiere imbattuto, Handanovic, che ha ottenuto un 7 di punteggio complessivo. Gigi però ha avuto sia il miglior centrocampo, perché ha schierato Pirlo, che è andato in gol 10,5, poi Cerci ha preso 6, Florenzi 6,5 e Pjanic 6,5. È stato pure l'unico che ha avuto, mentre tutti e 5 hanno schierato Rossi come Jolly, 31 di punteggio complessivo. Gigi è stato l'unico che ha avuto due attaccanti in gol, perché ha schierato anche Immobile, che ha preso 10 di punteggio complessivo, rispetto agli altri che hanno schierato soltanto Rossi di uomo andato in gol. Mentre Andrea 16-04 ha avuto la miglior difesa, avendo schierato Castan 6, Maicon 5,5, ma soprattutto Portanova, che avendo realizzato il gol decisivo per la vittoria, che per il nostro gioco vale 5 punti, ha ottenuto ben 11,5 punti di punteggio complessivo. Il numero di partecipanti che ha aggiornato la formazione è stato di 92. E hanno giocato in 11 giocatori ben 77 di questi 92, quindi l'83,7%. È la quota più alta stagionale, e quindi la bassa performance dei nostri partecipanti non è attribuibile al fatto che vi sono state delle defezioni, ma è proprio da una mediocrità di nuovi partecipanti in questa giornata. Si vede anche questa bassa bravura dalle statistiche sugli uomini jolly. È stato di gran lunga il più schierato Palacio con 29 preferenze, che non è andato in gol, seguito da Klose con 16, anche lui non è andato in gol, hanno preso tutti e due 5,5. Mentre con 15 schieramenti risulta essere Rossi della Fiorentina, che è l'unico tra gli uomini jolly schierati ad essere andato in gol, insieme all'unico partecipante che ha schierato Llorente, uomo jolly. Quindi soltanto 16 su 92 partecipanti hanno schierato uomini jolly, che hanno premiato la scelta con i gol. La distribuzione dei punteggi è raggruppata da una classe tra 70 e 90, perché tra 70 e 79,9, 34 punteggi si sono verificati, tra gli 80 e gli 89,9, 32 punteggi, mentre meno di 64, nella classe di 60 10, classe di 90 11, classe di 100 soltanto un partecipante. Amici, io vi do a questo punto anche le statistiche riguardanti i giocatori di Serie A per guidarvi sempre meglio per le vostre scelte di formazione.
Vediamo la graduatoria per media voto dei giocatori di Serie A. Ricordiamo che sono medie che contengono conto dei bonus, ma delle votazioni che hanno avuto sulla Gazzetta dello Sport i calciatori. I calciatori che hanno ottenuto almeno un terzo delle presenze fino ad ora disputate. Il quotidiano di riferimento è la Gazzetta dello Sport, visto che è il quotidiano dal quale attingiamo i voti per il calcolo dei punteggi su cui si basa la nostra classifica. La migliore media voto per i portieri è di Handanovic dell'Inter, 6,4. Segue Reina 6,38 e Pegolo 6,31. Quindi buono Pegolo del Sassuolo che nonostante militi in una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere è tra i migliori del suo ruolo. Tra l'altro domenica all'Olimpico è stato autore di molteplici prodezze. I peggiori portieri sono invece Padelli 5,83, Agazzi 5,77 e ultimo Curci del Bologna 5,42. Per quanto riguarda i difensori, comanda Campagnaro dell'Inter 6,8 di media, poi Benatia della Roma 6,68, Barzagli della Juventus 6,45. I peggiori tre sono Rossini del Sassuolo 5,1, poi a pari merito Bernardini del Chievo e Monzon del Catania con 5. Media voto per i centrocampisti. Al trittico giallorosso che abbiamo visto la scorsa settimana si è aggiunto lo Juventino Pogba. Comanda nel dettaglio Pjanic della Roma 6,83, poi Strootman 6,68, poi Pogba appunto agganciato De Rossi a 6,58. Quindi l'avvicinamento della Juventus in classifica generale è anche manifestato simbolicamente da questo avvicinamento quasi aggancio di Pogba al treno dei tre giallorossi. I peggiori tre centrocampisti sono invece Della Rocca della Bologna 5,36 la media voto per lui, poi Padoin della Juventus 5,25, Nocerino del Milan 5,13. Gli attaccanti comanda Totti con 7 di media voto, poi Rossi 6,96 e Tevez 6,92. I peggiori tre sono Konaté 5,38, Matri 5,25 e peggiore in assoluto Bianchi, Rolando Bianchi del Bologna che pur essendo andato in gol nella scorsa giornata rimane con un 5 di media voto. Vi ricordo la classifica dei cannonieri perché il voto, il gol è il bonus che dà più voti al nostro gioco, quindi è l'elemento principale che fa incrementare la classifica. Ve la riepilogo, comanda Rossi della Fiorentina, 11 gol per lui. Poi Cerci del Torino 8 gol. Ricordiamo che Cerci è un centrocampista per il nostro gioco che si basa sulle liste Gazzetta. Palacio terzo 7 gol. Poi un quartetto a 6 gol. È Tevez, Hamsik, Berardi, la sorpresa della stagione e Callejon del Napoli a 6 gol. Gli assist, anche questo è una statistica importante perché l'assist è premiato con un punto di bonus nel nostro gioco. Il miglior assistman finora è Totti con 6 assist. Seguono Borja Valero, Cigarini e Strootman a 5. Poi Romulo, Palacio, Robinho, Pjanic e Vidal hanno fornito 4 assist ciascuno. Tenete conto anche di questi bonus per le vostre scelte. Il giocatore che ha tirato di più in generale è stato Diamanti del Bologna, 48, Tevez segue a 46, Candreva 45 e Cerci 40. Però il miglior tiratore in assoluto direi che è Tevez perché oltre ad essere secondo nella graduatoria dei tiri in generale è anche primo per quanto riguarda i tiri nello specchio, 20 tiri per Tevez, segue Rossi a 17 tiri, poi Cerci a 16, Floro Flores, Hernanes e Toni a 15. Quindi stupisce un po' la statistica di Floro Flores ed Hernanes, che essendo Hernanes un centrocampista un po' in ombra per media voto in queste ultime giornate, e Floro Flores un attaccante che ha segnato poco, sono tra coloro che hanno indirizzato più tiri nello specchio. Quindi questo è un indice di pericolosità che si può tradurre in gol. Miglior crossatore è Candreva a 135.
Cross, diamanti 129, quindi la statistica degli assist ma neanche rispecchiata dai gol, anche se è rispettata cioè la statistica dei tiri che vede Diamanti e Candreva al primo e terzo posto è parzialmente confermata anche nei cross, che vede Candreva al primo posto e Diamanti al secondo. Poi Cassano 88 cross, Cerci 81 e Pasquale 72. Pasquale, ricordiamo che era il miglior crossatore della passata stagione. I giocatori più subentrati, cioè coloro che pur non essendo nell'11 titolare possono prendere voto, comanda Sansone del Parma a 10, poi Meggiorini a 8, con 7 subentri sono nell'ordine Marchigno, Pozzi, Maxi Lopez, Perez e Pellissier. Ricordo infine coloro che sono i portieri più battuti: il portiere battuto dà un malus di un punto per ogni gol subito. Quindi sono da evitare Curci, che è il portiere più battuto della Serie A in assoluto, 24 gol subiti, seguito da D'Acosta 22, Padelli 21, Agazzi e Rafael 19. Amici, spero di avervi dato tutte le informazioni possibili di cui avete bisogno. Vi ricordo comunque che tutte queste statistiche saranno disponibili sul sito www.fanta10più.attaccato, tutto attaccato senza accento sulla u.altervista.org. Ripeto, www.fanta10più. .altervista.org saranno disponibili tra un'oretta circa sul sito tutta la classifica completa e i tabellini del dodicesimo turno. Io vi ricordo che con le Fantanalisi non saremo in onda nella puntata del martedì prossimo 19 per gli impegni internazionali, e quindi per la sosta del campionato, ma saremo in onda con un riepilogo delle Fantanalisi della dodicesima giornata. Venerdì 22, con la puntata classica di 10 più jolly condotta da Stefano Dini, nella quale vi daremo conto anche di altri fantacalci a cui stiamo partecipando noi fantacalcisti, che ci ritroviamo un po' sotto legge di 10 più jolly e di tutti gli altri fantacalci. Quindi, signori, è veramente tutto. Vi do l'appuntamento con 10 più jolly a venerdì 22 novembre. Un ringraziamento da Emiliano Ginestrini, un buon proseguimento di serata e un bocca al lupo sempre con i fantacalci a cui siete iscritti. Ciao a tutti.